Bene, vorrei introdurre questi 3 giorni di lavoro, di pazienza, anche di ascolto. Nessuno abbia la pretesa di sapere tutto e di aver bisogno di nessuno. Non è che questi 3 giorni cambia la vita nostra, però può cambiare noi nel modo di affrontarla. Nulla è indispensabile, tutto è utile. E mettete nel carnet di questi impegni, di questi giorni, questa attività diocesana di pensatoio, ma di piccole cose. Questa sera partiremo non con discorsi sulla famiglia, ma con testimonianze. E io mi faccio aiutare subito dal numero 127 di questa Evangelii Gaudium, che è affascinante per alcuni versi, ma è anche defaticante, non ci mette angoscia. Da persona a persona, numero 127. Ora che la Chiesa, noi siamo abituati a una Chiesa gridata, anche a una politica gridata, per fortuna il grido non funziona più tanto. Una profezia strillata senza rischiare mai niente. Ci occorre forse un po' più di pacatezza, la vita è dura per tutti. Fra l'altro chi urla a volte non c'è niente da dire, la madre che urla perché non sa educare. E ho trovato questo testo così che mi aiuta a introdurre un quarto d'ora, tranquilli, ma non voglio dare l'indirizzo preciso, ma l'ascolto mi interessa. Né faccio il tema oggi né lo concludo mercoledì, ma facciamo un po' di discernimento insieme per dare un progetto per 2 o 3 anni, come abbiamo fatto anni fa con la pastorale giovanile, faticata, pensata, ripensata. E qualcosa è nato, anzi, qualcosa di bello è nato nella pastorale giovanile, senza illuderci che abbiamo, però qualcosa di bello è il modo, mi pare giusto, per fare piccoli progetti pastorali realizzabili. Mi aiuto con Papa Francesco. Da persona a persona. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno di noi ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, seconda lettura di ieri, Pietro, anche nella persecuzione siate né vittime né prepotenti, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo personale in cui l'altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la parola. Direi che la prima grande pastorale che la famiglia può fare è quella informale. Accostarsi da famiglia possibile felice all'altra, ma senza proporsi, stare accanto. Quello che vedo molti preti nostri con grande generosità fanno quando vanno con fatica enorme a visitare le famiglie, dove si apprende invece che è quella visitazione informale, è quell'evangelizzazione che nasce nello stare accanto. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la parola. E aggiunge Papa Francesco, l'annuncio che si condivide con un atteggiamento umile, testimoniale di chi sa sempre imparare. A volte vi capita che i grilloni, quelli che gridano nell'assemblea, sono sempre quelli a volte, già sappiamo chi viene per primo, spara a salve perché non c'è niente da dire nel silenzio. Lo dico con rispetto, chiaramente, è un assurdo quello che dico, però l'annunzio che si condivide con atteggiamento umile, testimoniale, di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre.
A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza concreta. Non si deve pensare al numero 129, che l'annunzio evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite. Non a caso facciamo una settimana pastorale con formule diverse quest'anno, in un discernimento comunitario attraverso gli uffici pastorali, mi pare, e anche il consiglio presbiterale in qualche modo, perché stanno anche negli uffici pastorali alcuni rappresentanti. In formule non stabilite, con parole precise che esprimono un contenuto assolutamente invariabile, si trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle o catalogarle, e nelle quali il popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti e segni, è soggetto collettivo. Bene, volevo cominciare con questa pacatezza, dove chi ci porta una testimonianza non ci dà soluzioni, ma una compagnia, dove l'intervenire non è dettare, poi noi preti dovremmo stare zitti sulla famiglia, se no voi ci spiegate come si fa i preti e noi come si fa le famiglie, siamo sempre contro natura, una cosa stranissima. Vorrei introdurre il lavoro di questi giorni senza tematica, perché poi siamo in ascolto, però con una riflessione che vengo pensando qualche giorno, poi magari stanotte mi è venuta nella sintesi. La notte è importante quando uno riesce a pensare. Introduco così. Sotto gli occhi di tutti è la difficoltà che gli uomini del nostro tempo incontrano nel mantenere fede a quelle scelte che si rivelano capaci di strutturare l'identità personale. Si dice che le scelte che possono dare la struttura personale sono tre: l'amore, la vita consacrata, la vita ministeriale. Ma sempre l'amore. C'è una carenza insita nei percorsi formativi attuali, precisamente di una disattenzione al profilo più propriamente morale, sottovalutato a vantaggio di quello psicologico e spirituale. La strutturazione della volontà è troppo debole. Una maggiore attenzione al profilo morale sarebbe oggi particolarmente auspicabile, dice Don Aristide Fumagalli. Chi legge qualcosa di suo sulla vocazione plurima. E per caso poi questo nostro confratello insegna teologia morale. Io non mi ero messo d'accordo, ma proprio per niente, non conosco, non so niente. Scelte di vita, scelte che definiscono la vita di una persona in senso globale e permanente, quelle scelte che incidono per sempre sull'intera fisionomia di una persona. Nell'ambito dell'esperienza cristiana, entro la quale la definitività assurge a testimonianza dell'amore sino alla fine di Cristo. Abbiamo visto il Papa che appena stava a fare messa nel Cenacolo, dove nessuno di noi l'ha fatta e può farla finora. Io davvero ho avuto una volta la fortuna con i vescovi italiani di notte di poterla fare. È emozionante. Mi ricordo anche la presidenza, era Schomburg, il vescovo primate dell'Austria. Per scelta di vita si intende più tradizionalmente la vocazione al sacerdozio o la consacrazione religiosa o al matrimonio. Non li metto distinti. Scelte di vita. Il tratto distintivo di queste scelte di vita è la loro definitività, che accolta come dono di grazia viene assunta come compito della libertà. Anche quando la formazione risulta condotta nel miglior modo, le scelte di vita mostrano inquietanti segni di fragilità. Ciò che più sorprende è il venir meno facilmente e rapidamente di ciò che appariva consistente e resistente. Il sintomo più tipico dell'attuale crisi delle scelte di vita sembra essere la fragilità, constatabile nella facilità con cui una relazione coniugale si rompe al minimo urto, come un oggetto fragile mal sopporta la durata del viaggio,
rompendosi prima che sia finito. Così la fragilità delle scelte di vita insida la loro durata, la quale, ancor prima di essere scelta, più che affascinare, inquieta. Chi di noi frequenta coppie così, viventi insieme, chiamiamole conviventi senza offesa, la paura di scelta di vita. Oggi il per sempre non smette di affascinare, ma è considerato una eventualità fortunata, pare il gioco dei pacchi. Il per sempre va somigliando alla combinazione vincente di una delle tante lotterie che esprimono, ma anche strutturano, la concezione odierna della vita globalmente intesa. Una scommessa con pochissime probabilità di successo, che comunque vale la pena di tentare. Qualcuno, dopo tutto, vince. E ai tanti che perdono resta la possibilità di riprovare. La possibilità di rientrare è il criterio con cui i giovani valutano le scelte di vita. Quando dico giovane dico almeno fino, io sono vecchio ormai, almeno fino ai 50 anni. Io sono fuori concorso. La crisi delle forme irreversibili di vita, ma prima ancora la rinunzia sempre più diffusa a dare forma permanente alla propria vita, interpella la formazione alle scelte di vita, ponendo domande circa la sua inadeguatezza, gli eventuali difetti, la strutturazione dei cammini formativi, la personalizzazione degli itinerari, i criteri di discernimento. Psicologia e spiritualità. L'attenzione dedicata a queste due discipline, nella vita consacrata, nella vita di seminario e nella vita anche di preparazione al matrimonio, attesta il rilievo che esse rivestono nell'ambito dell'attuale formazione cristiana. Forse però queste due attività, psicologia e spiritualità, hanno finito per oscurare la dimensione propriamente morale, l'agire. La tipica fuoriuscita odierna, espressa con il «non ti amo più», «non me la sento più», che lascia spiazzati gli interlocutori, non trova adeguata risposta forse proprio perché manca di una variabile essenziale, quella della storia della libertà, che passo dopo passo è giunta dove, sulla base delle sole variabili psicosociali, spirituali, non si poteva immaginare. A differenza della natura e della grazia, la libertà dipende direttamente dall'uomo. La libertà è anzi ciò che specificamente lo costituisce in quanto uomo. La libertà non è indipendente dalla natura, psicologia, e dalla grazia, la spiritualità, ma nemmeno è normalmente succube. C'è un ospite inquietante nella nostra vita. Io la chiamo l'accidia, una virtù che è un po' sparlata o non conosciuta. Definisco una tristezza spossante, la quale deprime talmente lo spirito dell'uomo da togliergli la voglia di agire e suscitare il disgusto dell'operare. L'accidia è la libertà stessa che al suo interno si paralizza. L'accidia è la paralisi spirituale. Colta nella sua specificità morale, l'accidia risulta essere la causa della paralisi della libertà che, annichilita in se stessa, omette di agire. L'effetto dell'accidia sul decorso di una scelta di vita già intrapresa mina la perseveranza, direi l'omissione della capacità di volere. Qualcuno di voi si ricorda nella sua teologia fondamentale le virtù? Ricordate, no? Fede, speranza, carità, tutti, vero? Tutti in ginocchio, state, volate. Ma le virtù, quelle basilari, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza.
Quanti decenni sono che non ne parliamo più nei nostri rapporti educativi? Prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. E mentre analizziamo tutto in psicologia, che è bene, e analizziamo molto nella spiritualità, che è ancora più bene, ma forse non abbiamo percorsi nell'esercizio delle virtù fondanti, dell'etica. La formazione virtuosa, e chiudo. L'attuale crisi delle scelte di vita, insidiante dall'omissione del volere. È interessante San Tommaso su questo, sulla virtù del volere. Esige una verifica circa l'adeguatezza e la consistenza della dimensione profondamente morale. A tal riguardo, il riscontro immediato è la sordina posta su capitoli quali la formazione della coscienza e l'educazione alle virtù. Si può, solo con la psicologia e con la spiritualità, vivere senza la virtù? E la virtù della prudenza nella vita affettiva è un bigottismo oppure è una virtù? E la virtù della fortezza? Mia nonna diceva: Signore, quando devi mandare le disgrazie, la povera vecchia diceva, mandale quelli che hanno sofferto sempre, sono abituati. È triste dir questo, eh? La politica ha fatto questo, le disgrazie le accumuliamo sempre. Leviamo la pensione perché i 20.000 euro dei politici, no, dico volgarmente. Però attenzione. Il dopoguerra, e chiudo, ci ha obbligato a delle virtù ordinarie, perché era così. Era di tutti. Il 68 ha cambiato la natura. Gli anni 80 e fine secolo hanno coltivato soltanto psicologia. Per i più fortunati un po' di spiritualità. Ma l'etica? Chi insegna ancora un po' di teologia morale? Il professore qua. In quale abbiamo fatto mai le virtù nei nostri percorsi amorosi o affettuosi? Prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Forse per non scordarci, in molti episcopi ci sono applicate queste quattro virtù. L'arte del vivere, ordinario. La psicologia ti dice non va, lascia perdere, cambia. La prudenza ti dice sta attento prima, non essere spavaldo con te. La temperanza, giusta misura, aguzzare temperino, vi ricordate? Fortezza, l'esercizio della fortezza. In un lavoro delocalizzato terribilmente, qual è il nostro? In Italia e all'estero, se non c'è la virtù della fortezza affettiva, non basta la psicologia, che è fondamentale, ma non basta. Se nei percorsi del fidanzamento o della conoscenza, la parola è scomparsa, non c'è più la virtù della prudenza, e quando la vita ti obbliga, che fai? E se non hai la capacità di dire dei sì e dei no, fortezza, già in infanzia, e ti capitano le opportunità, che fai? Ogni lasciata è persa? Credo che questo sia un tema, a mio avviso, per introdurre questo, ma non per condurre l'Assemblea, per introdurla in un tema che mi pare da tempo un po' assente, la questione morale nelle decisioni della vita. La questione morale. Buon lavoro a tutti, grazie che ci siete. Chi sta in piedi sopra ci sono 40 posti, sono anche comodi, si sta in verticale. Ci sta un po' di scali, i vecchietti no, ma gli altri ce la fanno. Concludiamo la preghiera. Ci alterniamo la voce del solista e la voce di tutta l'assemblea.
O Spirito Santo, fa risplendere nei legami familiari la bellezza delle radici sponsali della persona umana, la bontà della differenza sessuale, la sapienza di colui che maschio e femmina li creò, del Figlio Redentore, sposo fedele dell'umanità, affinché la nostra casa sia rischiarata dalla tua luce e abitata dal tuo amore. Custodisci la nostra parrocchia perché edifichi relazioni ecclesiali feconde, mostrando la tenerezza della Chiesa Madre, la forza di Dio Padre, la libertà e la passione di Gesù, il Fratello Universale. Aiutaci a fare della scuola un luogo di crescita culturale e relazionale, nel pieno rispetto della dignità della persona umana e della responsabilità educativa della famiglia, per crescere come uomini e donne, contagiando con un vero umanesimo. Allarga il cuore di ciascuno di noi per accogliere le periferie esistenziali dell'umano e irradiare ogni piazza con la gioia rivoluzionaria del Vangelo. La forza permetti a ciascuno di noi di esplorare il web senza affogare nell'eclissi della differenza e favorendo la conversione delle relazioni virtuali in rapporti di autentica umanità. Aiutaci a sentire la famiglia come una grande risorsa per la trasformazione missionaria della Chiesa, la collaborazione con ogni forza positiva e di bene presenti in questo nostro mondo, per l'edificazione del Regno inaugurato dal Cristo crocifisso e risorto, che vive e fa vivere per i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione. E la benedizione di Dio l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci diamo i tempi. Chi può, la cena fa parte del convenire. Non è cena abbondante come nelle parrocchie, però, vero? Primo, secondo e terzo, va bene. E io pago, va bene. Io non pago. Però la cena fa parte del convenire, come negli incontri di preti, perché in quella pastorale del gomito dello stare vicini. Bene. Ecco, richiamo proprio velocissimamente la dinamica. Ascoltiamo le esperienze. Cioè, partiamo dalla vita, nella consapevolezza che è Dio che la ispira, la fa crescere. Cioè, quindi vogliamo cogliere quello che Dio ci suggerisce attraverso una vita rinnovata, attraverso parrocchie, famiglie, chiese locali, che accogliendo la luce dello Spirito hanno davvero fatto crescere la famiglia come soggetto di pastorale. Vengono a parlarci da Bari, dal sud, Don Franco Lanzolla, Marilena Bertossi e Sergio Santoro. Hanno fatto 500 chilometri, ma hanno detto solo la passione per la famiglia, solo l'amore per la famiglia. È questo che li muove. Don Franco è responsabile dell'ufficio famiglia della sua diocesi, ma anche parroco della cattedrale. E Marilena ha seguito la pastorale dell'iniziazione. Invece Sergio, i gruppi famiglia, quindi ci hanno da raccontarci qualcosa che può stimolarci. Li ascoltiamo volentieri. Grazie, grazie Eccellenza.
Io con alcuni di voi ho un rapporto di antica amicizia, dunque mi sento un po' in famiglia, ecco. E sono solo un sacerdote felice, sono parroco della città vecchia, dove sta San Nicola, dunque sono parroco di una zona di un po' di frontiere, dunque quello che io posso dire è solo un'esperienza motivata da una riflessione teologica che abbiamo fatto insieme con la CEI, con il progetto Parrocchia Famiglia, dunque un po' una riflessione che nasce da un dialogo con tanti confratelli. Ma una domanda, noi abbiamo vissuto proprio nel sud il crollo della Chiesa legata alle devozioni o alle emozioni. Da noi poi le devozioni fatte di statue, se vuoi riempire una chiesa la riempi per dietro una statua, dietro una processione. Questo tipo di chiesa un po' è venuto meno da tempo e noi abbiamo avuto sempre così, guidati dai nostri vescovi, un'attenzione particolare a riscoprire la dinamica pastorale, che non è una organizzazione che nasce da una idea centrale. Cos'è la parrocchia? È una ASL, un'azienda che fa servizi liturgici, vecchio stile, oppure è un'azienda che fa servizi sociali? C'è il parroco attivo che fa del sociale, che brutta cosa, o del parroco un po' devoto che fa il chierichetto da grande. Ma chi è? Una chiesa che è legata al prete, che va, quando poi il parroco viene trasferito al vescovo, crolla. Ci accorgiamo che proprio su questo, ma che cosa intendiamo per pastorale? Noi vogliamo subito dire che è Cristo il pastore, è Cristo che è risorto e continua la sua missione nel suo corpo, con il suo corpo, che è la Chiesa. Dunque non è l'agire organizzato di un prete che così con dei laici di buona volontà sono dei collaboratori, così collaborano in modo così operativo, con intelligenza, con sudditanza, ma sono dei collaboratori di un pensiero unico, che dunque non è un agire di un'organizzazione che fa dei servizi a degli utenti secondo dei bisogni di rito o bisogni di sacramento. Da noi si può ridurre tutta la Chiesa al sacramentificio, fare prime comunioni, funerali, la cosa più sacra che è rimasta. I matrimoni non si sposano neanche più in Chiesa. Da dove ricominciare? Ed è stata una domanda, specie per un giovane sacerdote, da dove ricominciare a rifondare una chiesa? E lui è la parola, lui è la roccia su cui costruire una relazione profonda. È Cristo risorto che continua ad agire mediante il suo corpo, questa è la nostra affermazione di fede. Dunque tutta la chiesa è sacramento di Cristo nella storia, in un territorio che continua Cristo attraverso le mani, la bocca del suo corpo a lavare i piedi, a consolare, ad asciugare le lacrime. Dunque non c'è un cristiano che non è abilitato a far crescere il volto di Cristo. Dunque dobbiamo rimettere in discussione cosa si intende per Chiesa, che non è ciò che fa la parrocchia, dove tutto nasce in chiesa e finisce in chiesa, una chiesa che è chiusa in chiesa e che si raduna. Certamente l'Eucaristia è il culmine, la fonte della vita di un cristiano, però poi il costruire questa dimensione eucaristica è direi il nostro impegno anche nella nostra storia. Dunque, se la pastorale è l'agire continuo, è il farsi presente di Cristo che è vivo, che è l'amante, l'innamorato di ogni uomo, che cerca ogni uomo, che va ai crocicchi delle strade, che raduna e invita tutti alle nozze, dunque lui è lo sposo che vuole incarnarsi, assumere tutta l'umanità, dunque che la unisce strettamente a sé, che la vuole fare una sola carne nell'Eucaristia, in un dialogo costante. Se questo è il suo desiderio, lui ha bisogno di segni, di uomini segni, di amori segni che sono sacramenti del suo amore per il mondo. E questo è l'atteggiamento fondamentale, che è teologico. Dunque una pastorale che non è cambiare un metodo, cambiare un linguaggio. La pastorale non è cambiare un manager, un management. Non è questione di metodo, secondo me. È questione proprio di un atteggiamento spirituale, teologale.
E Cristo unisce il suo corpo risorto, lo vuole unire continuamente all'umanità sua sposa. E con questo corpo continua la sua missione di unire a sé tutta l'umanità per trasfigurarla, per pneumatizzarla, per cristificarla, fare di Cristo il cuore del mondo, diciamo noi. Cristo risorto che unisce a sé tutti i battezzati, li vuole fare suoi, una sola carne, un solo corpo, li vuole nuzializzare perché vuole fare di loro una umanità, ecco, cantiere, e l'arcivescovo ne parlava, di un'umanità fatta nuova. Dunque, dove l'Eucaristia costruisce uomini che hanno le virtù cardinali, uomini nuovi, plasmati dallo Spirito, che hanno una coscienza morale per giudicare, che hanno la fortezza, la temperanza, il senso del progetto di Dio, della giustizia. Uomini costruiti dallo Spirito, dono del risorto. Dunque, uomini che hanno incontrato la parola nella carne, uomini che sono messi in piedi, che hanno la statura di Cristo. Oggi, davanti alle fragilità psicologiche, affettive, sessuali, la Chiesa che cos'è? Non è un'organizzazione di servizio, una comunione di persone che in Cristo sono fatti nuovi. E dunque, la comunità è un laboratorio della nuova creazione, dove la parola, mediando lo Spirito, libera l'uomo dalle sue ipoteche, li irrobustisce, li vivacizza. Dunque tutti i battezzati, gli eucaristizzati, io direi, sono chiamati ad avere la forma di Cristo. Se tutti i cristiani sono portatori sani di questa vita nuova, di una vita bella, vissuta nella libertà dal maligno e capaci di essere creativi e costruttivi di un uomo ad immagine e somiglianza di Dio, Cristo ha creato due sacramenti per mantenere viva l'unità con Lui, due polmoni che dessero respiro e vita al suo corpo e fossero portatori del suo amore. Sono due i segni sacramentali per edificare la Chiesa, il sacramento dell'ordine e il sacramento delle nozze. Una Chiesa che nasce dall'ascolto della parola, si realizza attraverso il sacramento del battesimo, si costruisce attraverso l'Eucaristia, ma questa dimensione direi teologale poi entra nella carne, di cui due battezzati sono chiamati, gli sposi, nel loro amore nuziale, ad essere la forma amoris, la forma dell'amore, come Cristo ama, così tu maschio ami la tua donna, così tu maschio ami la tua chiesa sposa, sì, come Cristo ama. E la forma amoris, la forma dell'amore, gli sposi, la loro forma nuziale è presa per essere un segno, direi, cantiere per costruire uomini nuovi del terzo millennio che vivono il Vangelo e lo contagiano per la bella gioia di vivere a misura di Cristo la vita. Dunque, noi sappiamo, dico brevissimamente questo, che gli sposi per natura creata custodiscono il mistero di Dio. Noi, il compito della Chiesa è rivelare i progetti di Dio, ma gli sposi per natura creata sono quelli che hanno già dentro il mistero di Dio, nascosto nella loro carne, nell'una caro, perché Dio, che è mistero nuziale, mistero d'amore, ha soffiato, ha travasato tutto il suo essere, il suo modo di essere nella relazione uomo-donna. Per questo la relazione uomo-donna è il primo tabernacolo di carne dove Dio, a mistero d'amore, si è per creazione effuso. E l'uomo e la donna nella loro relazione dicono già per creazione, rivelano Dio che è amore. Già non lo sanno che loro sono custodi di questo mistero. Se solo prendendo coscienza di questo mistero potranno essere già un ministero, rivelare il mistero che è Dio amore. E loro, come Cristo ha rivelato Dio, ha rivelato la verità all'uomo, gli sposi hanno già inscritto nella loro struttura ontica, nella loro struttura, direi, umana, hanno già il mistero nascosto. Nel loro essere nuziale custodiscono il mistero di Dio. Dunque,
La Chiesa chiama questi sposi già a comunicare Dio. Sono la Bibbia di carne che un bambino legge, possiamo dire. I presbiteri e gli sposi, ecco, sono chiamati a vivere insieme nella Chiesa uno stile di vita, quello della totalità del dono di sé. Già Giovanni Paolo II, nell'Encyclica Redemptor Hominis numero 10, ci aiuta a scoprire la ministerialità dei coniugi, che è inscindibile e inscindibilmente legata alla missione dei presbiteri. E dice: l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta, non lo fa proprio, non vi partecipa vivamente. Questa definizione di essere umano risulta molto pertinente per le due vocazioni, il sacerdozio ministeriale e l'amore sponsale, che pur nella differenza sono legate da un unico orizzonte, una scelta di vita indirizzata alla totalità del dono di sé. Il presbitero è infatti chiamato a una scelta incondizionata per Cristo, che si traduce nell'amore per la Chiesa, sua sposa, e quindi un uomo che ha tutto tondo è uno che vive la totalità, la fedeltà, l'irreversibilità, l'unitività, la fecondità, come dice l'Umani Vitae numero 10. Lo vive in una relazione nuziale, perché il presbitero non è uno scapolone, non è un funzionario che fa funzionare un'azienda, è un uomo che vive delle relazioni e cristificate, vive una relazione così intima in Cristo, con Cristo, ed è vive in Cristo. Il Vangelo di ieri ci diceva che è vive in Cristo e che lui è cristificato, ha la forma di Cristo, pastore, servo e sposo, come dice la Pastores Labo Vobis. È un uomo che ha il tratto nuziale, è l'uomo che è esperto in relazioni, vive una relazione profonda con Cristo e vive come Cristo in relazione con tutti, e il suo cuore è un cuore che sa accogliere in modo, direi, che non esclude, è inclusivo. Nel cuore del presbitero include tutta l'umanità, è il cuore di Cristo, è un cuore che sa farsi ascolto, accoglienza, amore per qualsiasi uomo. È l'uomo che va sulla strada dei discepoli di Emmaus, che li va a prendere, che li cerca, che li ascolta, che asciuga le lacrime. Dunque vive la dimensione di una relazione profonda nella sua umanità, e lui vive nella sua carne questa sponsalità di Cristo per la Chiesa sua sposa. Ma anche gli sposi sono due battezzati che sono chiamati, consacrati e mandati ad essere anche loro nella totalità del dono, ad essere, ecco, nella una forma di amore per costruire un'umanità cantiere nella loro umanità, perché non ci si sposa per consumarsi nei bisogni, non ci si sposa per soddisfare delle emozioni. La relazione nuziale, dove c'è l'unitività, la generatività, la creatività, la procreatività, è una relazione cantiere dove, come dice Gaunt Spes numero 48, il verbo risorto viene in mezzo e rimane, soffia, e i due sono il cenacolo permanente, l'aula liturgica fuori dall'aula liturgica, sono la continuazione dell'Eucaristia fuori dalla Chiesa, e quelle che esportano l'Eucaristia nella carne e la contagiano nella carne dei figli. È molto chiaro, dunque fa capire che per costruire oggi la Chiesa sono due i sacramenti. Io mi accorgo, ho una parrocchia di 15.000 abitanti e ho la mensa dei poveri. Ogni giorno la mia comunità dà da mangiare 140-150 barboni della città. Prima c'erano le suore. Sono andati via le suore, abbiamo chiuso. Io ho chiamato il gruppo famiglia, gli sposi, e vedo come gli sposi si sono resi disponibili a turno, facendo dei turni, e hanno voluto mettere, questa non è una tavola calda, questo non è un fast food, questa è una
è una sala da pranzo di una famiglia, di una chiesa che si fa famiglia per tutti, per chi non ha famiglia, per chi non ha casa. Ed è bello vedere marito e moglie e figli che cucinano a turno e che chiamano gli altri, i figli che hanno gli amici a scuola, portano i loro ragazzi, è diventato un dialogo, portano la nonna, con una buona organizzazione. Ma chi è il soggetto? Nella carità, un esempio. Un esempio sulla pastorale delle relazioni nuziali spezzate, i divorziati. Io so qualcosa, ma ci sono due coppie proprio brave che sono capaci di accogliere. Abbiamo fatto un gruppo così diocesano, cittadino, che è aperto un po' e che accolgono tutti coloro che stanno elaborando il lutto, ma non in chiave psicologica, in chiave spirituale, con la saggezza della croce. Quando ascolto le tre coppie che curano questo gruppo delle relazioni nuziali, mi accorgo che io presbitero ho la teologia dell'amore, ma loro hanno nella carne l'amore. Mi accorgo che io ho bisogno di ascoltare loro. È questa convivialità delle differenze, questo gioco di reciprocità, la reciprocità pastorale dei due sacramenti è fondamentale per... Dunque, mi accorgo che una chiesa clerico-centrica, non eucaristico-centrica, che nell'Eucaristia c'è la multiformità delle vocazioni, una chiesa eucaristica è policentrica, è multiforme, è multivocazionale, è multisacramentale. Crescono all'Eucaristia i sacramenti, per dire, nelle dimensioni diverse. Però c'è il tentativo di fare la parrocchia a mia immagine, e dove il soggetto chi è? Non è il prete, è la comunità che manda i due sacramenti. Ecco il primo concetto fondamentale. Una chiesa che nasce, ecco, che è soggetto, è la comunione, è mistero di comunione. Il soggetto è la comunità che manda il presbitero, è la comunità, che la chiesa, nel discernimento del vescovo, nel discernimento del presbitero, ma il soggetto è la comunità. È la comunità che si visibilizza, si mette a servizio, che annuncia la parola, con tutte le esperienze che adesso ne possiamo parlare. Fondamentale questo, recuperare la reciprocità dei due sacramenti. E come sappiamo già il Catechismo della Chiesa Cattolica 1534 lo dice bene chiaramente: sono due sacramenti ordinati alla salvezza altrui, e se contribuiscono alla salvezza personale, questo, la salvezza personale degli sposi e del presbitero, avviene attraverso il servizio al fratello, la diaconia, nella coinonia ecclesiale eucaristica c'è la diaconia ministeriale. E per questo anche nella comunione dei due sacramenti c'è la vera missione, perché la vera missione nasce e trova profondamente la sorgente, nella comunione c'è la vera missionarietà. Ecco, infatti i due sposi, questi due fratelli che sono chiamati a diventare, ecco, nella loro relazione nuziale, una relazione che non è antropologica, non è solo antropologica, è teologica, è sacramento, è una relazione che dice e comunica l'amore che Cristo ha per la Chiesa. Dunque è una relazione simbolo dell'amore che Cristo ha per la Chiesa, ma che realizza nella Chiesa, con la Chiesa, l'amore. E dunque una relazione fondamentale. E qui possiamo parlare di alcuni esempi, ecco, particolare, che adesso un po' vorrei anche lasciare ad altri, agli amici, un po' parlare dell'esperienza che nasce da questo pensare insieme, come ascoltare, accogliere, iniziare, accompagnare, introdurre nei misteri, far rendere adulti, da dove l'altro non è un utente, un cliente di un'organizzazione, un fratello da accogliere, anzi un fratello da cercare, un fratello da amare, un fratello da cui io non chiedo ai miei laici se sanno tutta la Summa teologica, chiedo che abbiano la capacità di accoglienza, di ascolto, di entrare in relazione. Io chiedo a una coppia: siete disponibili a lasciare i vostri amici per farvi compagni di viaggio con alcune coppie? Di queste famiglie, di questi bambini, dei bambini, si è disponibile a donare la relazione, a entrare in connessione con loro?
Ecco, allora progettare una pastorale, direi con la famiglia, significa passare da una chiesa organizzativa a una chiesa comunione, comunità, da un'organizzazione di servizi a una comunione che è in comunione a servizio del progetto di Dio. In Cristo è servo del Padre e del Regno di Dio. Passare dunque da una preoccupazione di efficienza a una preoccupazione di efficacia nelle relazioni, curare le relazioni. Pastorale dunque non di azioni, ma quanto di relazioni accoglienti, è uno stile la capacità di essere persone felici. L'incontro con gli altri è che chi incontra noi vede persone che cantieri di un'umanità serena, libera dall'avarizia, dall'orgoglio, umanità in cantiere dove i germogli dello spirito suscitano le virtù e combattono con i vizi. Uomini che sono, direi, i cantieri di questa parola che entra nella carne, nella storia. Dunque, costruire relazioni calde, intelligenti, ma sapienti, calde, personali, di stima, di tenerezza. E dunque una comunità, una chiesa, non tutte le parrocchie hanno una comunità. Nella mia diocesi non tutte le parrocchie hanno una comunità. Ne parliamo. Costruire comunione significa mettere al centro Cristo. E dunque anche il presbitero essere nella comunione, nella circolarità comunionale. E dunque vivere questa convivialità dei carismi. E sostenere dunque, ecco, la crescita di ciascuno, non partendo da un giudizio moralistico, ma partendo dagli occhi di Cristo che guarda, ama l'altro, perché è prezioso agli occhi del Signore. Ecco, la famiglia oggi è un paradigma pastorale. È un paradigma perché la famiglia, ecco, ci dà un paradigma, la nuzialità, il dialogo intergenerazionale, la coinonia, la diaconia. E direi la famiglia produce delle categorie antropologiche, dunque teologiche, che può aiutare la parrocchia a passare da un animato di usufruenti a uno stile di relazioni. Ma questa famiglia, che ha una categoria anche umana, è fondata su una relazione nuziale che dobbiamo dire che pochi ancora hanno scoperto. La scoperta del matrimonio, della famiglia, che non è fondata né sul patrimonio né sul matrimonio, ma su un'alleanza nuziale. E questa alleanza nuziale è assunta e diventa segno, sacramento dell'alleanza d'amore che Gesù ha per la Chiesa. Se gli sposi scoprissero quello che sono e diventassero ciò che sono, forse ancora di più la vera rivoluzione sarebbe questa, dove i due presbiteri, dove il presbitero è la vocazione che suscita vocazioni, che non soffoca le vocazioni, ma alimenta le vocazioni. Io devo dire una cosa, io faccio sempre pastore della famiglia, ma dalla pastore della famiglia quante vocazioni sacerdotali sono nate? Perché la famiglia ha la vocazione di educare all'amore, al servizio, a vivere la vita come una risposta, una chiamata d'amore. La famiglia è ancora iniziata da questo progetto. E se la Chiesa diventa tale, forse molti fratelli non troverebbero solo riti e cerimonie, ma troverebbero relazioni, e la relazione con Cristo. Ma su questo io affido a Marilena la propria esperienza su quello che ho detto teologicamente. Io voglio accogliere l'invito a non gridare nelle piazze. Infatti, quello che mi pesa un po' stasera è questa distanza che c'è tra me e voi. Io vorrei essere lì in mezzo per poter parlare con voi, perché questo credo sia un punto di partenza corretto per qualunque relazione pastorale, qualunque agire pastorale. Infatti, quello che vorrei cercare di dirvi stasera nasce proprio da un cammino sul campo di continue relazioni verificate, modificate, dei sogni che poi magari si devono rivedere all'interno delle nostre parrocchie, tra noi laici,
nelle varie scelte di vita e con i sacerdoti, con i presbiteri. Se non c'è questo confronto continuo, questa attenzione continua al territorio, alle persone, alle famiglie che noi incontriamo, non credo che si possa andare molto avanti e non si abbia lo stile evangelico, cioè di incontrare un mistero. La famiglia arriva nel bambino, noi seguiamo il settore dell'iniziazione, delle famiglie dell'iniziazione, non dei bambini dell'iniziazione. Noi ogni volta accogliamo un mistero e lo accogliamo, il che significa che non lo giudichiamo, che non abbiamo nulla da insegnare, ma che di fronte al quale ci dobbiamo mettere in ginocchio e accogliere. Perché non possiamo pensare che la pastorale dell'iniziazione, delle famiglie dell'iniziazione, possa essere paragonata, per esempio, alla pastorale che si fa con i fidanzati, alle giovani coppie. È un altro mondo. E se manteniamo lo stesso linguaggio, forse rischiamo di non cogliere la specificità del momento. Le famiglie che si presentano all'iniziazione, in genere, hanno almeno 10 anni di matrimonio o di convivenza. Hanno almeno un figlio, chiaramente, e già il fatto che si presentino in parrocchia è una porta, uno spiraglio, fosse anche per motivi sociali, che ci permette di entrare e di respirare con loro, accompagnarli per un periodo della loro esistenza di famiglia, accompagnarli, non insegnare, accompagnarli. Le famiglie che si presentano da noi, come credo qui, è un po', si vede un po' adesso nel mondo, in questa situazione attuale oggi, sono famiglie molto spesso che fanno fatica nella relazione, fatica nell'educare, quindi fatica nell'essere coppia e nell'essere genitori. Spesso e volentieri, quando nasce un figlio, la coppia dimentica la dimensione coniugale e scappa e si rifugia nella dimensione genitoriale. Noi stiamo attenti affinché la fecondità espressa nel figlio sia continuamente una fecondità cresciuta dalla relazione di coppia. La coppia non deve mai smettere di essere coppia per essere feconda. Questo è importante. E laddove ci sono relazioni ferite, quindi o in sofferenza, o addirittura relazioni, come dicevamo prima, di famiglie in difficoltà, quindi di separazioni, dobbiamo cercare di mantenere forte la dimensione della genitorialità. L'altro giorno, voglio dirvi questa cosa perché mi ha colpita, lo dicevo in macchina venendo qui ai due amici, ai miei due carissimi amici. Noi conosciamo una famiglia che si è sposata nella nostra parrocchia, ha avuto 3 figli, purtroppo si è separata e si è separata in malo modo. Adesso, l'altro giorno a pranzo, la mamma vedeva i figli, 3 figli maschi, li vedeva un po' tristi e ha detto: vi manca papà? E 2 hanno detto no, perché il papà ha fatto cose piuttosto brutte da ricordare. No. Il terzo ha detto un po' sì. E lei ha detto: io l'ho apprezzato molto, la voglio prendere proprio come icona di questo tempo, e ha detto: tu sentiti libero sempre e comunque di cercare papà, indipendentemente da quello che ha fatto, perché è tuo padre e perché tu devi cercare la tua relazione. Anzi, questo potrebbe essere per noi un aiuto a crescere come famiglia nella situazione di separazione. Beh, questo sembra una grandissima maturità. E mi è piaciuto molto perché, guardate, le famiglie che si presentano da noi nascondono tanto, tanta sofferenza. Non è un volersi piangere addosso, dire che le cose vanno male. No, 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 no. Al contrario, loro vogliono far vedere che le cose vanno bene, ma spesso e volentieri non è così. Hanno bisogno continuamente di essere aiutati a diventare sempre più coppie, coppia adulta, nelle relazioni con i figli e con le famiglie di origine. Da cosa nasce questo?
Cioè, perché io a un certo punto mi sono detta, ok, sono 25 anni che sto nell'iniziazione con i genitori, ma perché? Perché c'è stato un sacerdote che mi ha dato la parola di Dio in mano e io mi sono innamorata della parola di Dio. Non credo che dovremmo comunicare altro. Questo Papa per me è un segno di, veramente un dono dello Spirito. Non so se l'altro giorno, se avete visto che l'altro giorno si è fermato davanti al muro di separazione, no? In Palestina, fuori Potrocollo, ha detto adesso mi devo fermare qui, un momento. Ecco, allora noi dobbiamo avere il coraggio di saperci fermare vicino ai muri di separazione e di pregare su quei muri di separazione, a partire dal Vangelo. C'è il rischio che usando metodi, tecniche, dimentichiamo il motivo per cui incontriamo queste famiglie, dimentichiamo il Vangelo. E questo credo debba essere fortemente riportato al centro della pastorale delle famiglie dell'iniziazione. In fondo è proprio una storia di amore e di relazioni, che se non riusciamo a comunicare e a dialogare all'interno di una comunità pastorale, se io non ho un sacerdote col quale dire, ok, quest'anno, in questo momento, questo gruppo di famiglie presenta questa difficoltà, che non è uguale a quella dell'anno scorso e non sarà uguale a quella dell'anno prossimo, noi forse commettiamo un peccato contro lo Spirito Santo, perché crediamo che tutto resti uguale sempre. E non è così. Lo Spirito ci dona e ci consegna una realtà che dobbiamo attraversare con il suo aiuto e lasciare, farci quasi canale di questo dono, con l'intelligenza, con i doni dello Spirito, con l'intelligenza di saper vedere, con la prudenza, con la fortezza, con tutti i doni che dall'amore di Dio ci possono derivare, perché loro assaporino, gustino che questa è una relazione nella quale io posso crescere. Io come persona, io mamma, io papà, io figlio, ma posso crescere come famiglia, posso crescere come comunità e posso essere un segno vivo e presente nella società. La famiglia è una parte fondamentale della società. Non dimentichiamoci, non abdichiamo ad altri il ruolo della famiglia. Riprendiamocelo, gustiamolo, rafforziamoci. Cosa incontro quando cominciamo le catechesi bibliche? Perché guardate, io forse sarò povera di argomenti, cioè no, forse senz'altro lo sarò, però io quando apro la parola di Dio e la comincio a commentare, in tanti gruppi e in tante persone diverse vedo accendersi una luce negli occhi. E molte volte, molte persone mi fermano e dicono: noi non credevamo che il Vangelo fosse questo, perché il Vangelo non lo conoscevano forse, o lo conoscevano male, o lo conoscevano e avevano avuto l'impressione che non li riguardasse. Noi non siamo i padroni del Vangelo, noi siamo dei canali che comunicano il Vangelo. Quindi questo stupore, questo bisogno di incontrare Gesù Cristo, guardate, è nascosto. Mi diverte che quando poi vado a fare la spesa nel mercato, quindi vivo il mio territorio, cioè faccio la vita che ognuno di noi fa, e mi fermano e vogliono, anche al parrucchiere non ne parliamo, adesso il nostro viceparroco è passato in un'altra parrocchia della stessa vicaria. Che succede? Che io so le notizie del mio viceparroco dalle signore che incontro al parrucchiere. Bravo Don Michele, ma da voi com'era? Ma sapeva, finalmente ci sta restituendo i nostri spazi. Cioè, oppure mentre si fa lo shampoo ti senti quella: ma Marilena, io ti volevo chiedere, l'altro giorno tu hai detto così, mi vuoi spiegare meglio? Cioè, c'è un bisogno, un desiderio di conoscere, di sapere, ma noi non dobbiamo continuare. Dobbiamo lanciare, e questo l'abbiamo verificato con il mio parroco, con gli operatori nel settore,
che noi la palla la dobbiamo lanciare lontano, perché abbiamo fiducia in chi ha lanciato la palla per primo. E sappiamo che uno di noi in sé ha la capacità e la forza, perché ha dentro quel respiro che ci dà vita, quindi hanno la capacità di raccogliere questa palla e di rilanciarla più lontano ancora. Si vede quando la famiglia è raggiunta, cioè quando, no, tutte sono raggiunte, quando la famiglia prende coscienza di essere raggiunta dall'amore di Dio. Fioriscono, quest'anno una mamma ha chiesto, una mamma che ha ascoltato il figlio che voleva venire a fare catechismo, al quarto anno iniziazione, perché questo io ho, quindi i bambini che stanno per fare la cresima al giorno di Pentecoste, ha chiesto il battesimo e mi ha detto: è arrivato il momento in cui io devo scegliere, sono grande, io voglio scegliere, mi voglio far battezzare. Questa mamma ci sta dando la gioia e la fecondità dello Spirito a tutto il gruppo. Ed è, ve lo dico con commozione profonda, perché è quello che siamo chiamati a fare. Adesso chiudo, credo di aver già, di essere andata oltre. Un bambino, un ragazzo, che vede i genitori, che si sentono dire non vai a messa, ma andiamo a messa, è pronto quando il bambino dirà, come quasi inevitabilmente succede, no, io a messa non ci voglio andare. E la mamma risponde, o il papà, noi ci andiamo. E lasciano il figlio solo a casa e vengono a messa. Allora, non dobbiamo piangerci addosso. Se la situazione è drammatica, ma giustamente, come dicevamo prima, tutto quello che volete, ma viviamo la speranza, la gioia, la fecondità della parola di Dio. Guardate, io insisto su questo punto, insisto, perché consegnare la parola di Dio, spezzarla insieme a queste famiglie, è la linfa vitale di una comunità. È il movimento, mette tutti in movimento. Quindi insisto su questi due punti, sulla parola di Dio e sulle relazioni. Relazioni parrocchiali, insisto su questo. I laici devono dialogare, di essere in dialogo, in confronto continuo con i presbiteri. Da soli non funziona, né in un senso né nell'altro. Io ho bisogno del mio parroco. Io ho finito l'incontro, anche se lui fisicamente non è presente, per un discorso di compresenza, è sempre con noi. È lo stesso lui quando fa gli incontri con i genitori. Quindi l'attenzione, cioè, che è successo? È così, ecco, ma l'anno scorso non succedeva questo. Aggiustiamo il tiro, riproponiamo, rilanciamo. Una passione, cioè una passione, non un impiegato, non un impegno da impiegati sicuri. Una passione che sempre è da verificare e da rilanciare. Vedo, da come mi state guardando, che la passione accende anche voi. O no? Ecco. Allora continuiamo su questa strada, continuiamo a fare delle famiglie sempre più chiesa e della chiesa sempre più una famiglia. Grazie. Io sono l'ultimo di questo gruppo perché faccio parte della cosiddetta manovalanza. Siamo quelli che fisicamente chiamiamo le persone, li invitiamo, li accogliamo. Siamo quelli che tentiamo disperatamente di far capire l'empatia nella coppia, il volere il bene dell'altro. Il volere il bene dell'altro che riusciamo a trasferire solo e semplicemente nelle relazioni. Quindi noi, proprio da un punto di vista pastorale, da un punto di vista fisico, facciamo sentire la nostra presenza. Una nostra presenza costante, che certamente, io sono un po' meno teologo, perché io faccio parte di una famiglia, ho la moglie, i figli, la scuola, l'università, il lavoro, ma
scusate l'espressione, ma è qualcosa proprio di, che ci lascia crescere. Ed è questo che cerchiamo di trasferire ai nostri fratelli, ai nostri gruppi che troviamo. In tanti anni l'unica cosa che abbiamo imparato è che è certa che non esiste un metodo preciso che dia dei risultati, perché ogni anno ti incontri con gente diversa. Certo, man mano che vanno avanti gli anni, ti accorgi che certe relazioni diventano sempre più difficili da trovare. Trovare empatia nella coppia, il volere assolutamente il bene dell'altro, diventa molto difficile da gestire quando ti dicono «Sì, vabbè, io ho il conto mio a casa e lui ha il conto suo a casa». E vabbè, poi alla fine del mese come fa? Io non ero abituato a cose del genere. Alla fine del mese come fa? Alla fine del mese servono tanto per la casa, tanto per quelli, mettiamo insieme, però poi continuiamo da soli. A queste persone noi cerchiamo semplicemente di dire che vogliamo fortemente che la loro relazione cambi. E non è dettandogli delle regole che riusciamo a cambiarla, ma riusciamo a cambiarla semplicemente col nostro essere. Noi siamo fatti così. I nostri figli sono fatti così. Questa è la maniera di gestire le cose. L'unica cosa che ci siamo accorti che non possiamo fare è quella di rifiutarli. È quella di volerli accogliere con piacere. È quella forse di arrivare qualche minuto prima davanti alla chiesa in maniera che li saluti quando arrivano, perché li gratifica. È un vivere la relazione in famiglia e cercare di trasferirla nel gruppo, perché il gruppo poi la porta, certamente abbiamo avuto grosse soddisfazioni nel sapere che qualche mamma, quello che ci eravamo detti, l'ha portato a scuola. Ha detto, mi hanno preso un po', mi guardavano un po' strana quando dicevo certe cose. Forse se prendiamo, diciamo, atto, se prendiamo coscienza che stiamo diventando una minoranza, e dovremmo forse diventare virulenti come sono virulente le minoranze. Non c'è più niente, cioè non... Voglio dire una piccola cosa. A me dava per scontato che mia madre facesse il rosario. Io se rientravo alle 5:30, vedevo mia madre che faceva il rosario. Era per me normalissimo. Lei mi ha trasferito la fede. Io con i miei ragazzi, ma a me oramai sono grandi, non sono più ragazzi, sono uomini, non sono riuscito a trasferire la stessa fede, perché loro vivono il tempo fuori casa. Vivono la propria educazione, la propria maniera di vivere fuori casa. Stamattina facevamo riflessione, perché il viaggio è stato lungo, abbiamo fatto 5 ore di macchina, facevamo una riflessione come le case sono cambiate, proprio fisicamente la struttura della casa è cambiata. Non c'è più la sala da pranzo dove ci si riunisce, perché il Capodanno si va a festeggiare per strada. Qualcuno addirittura dice, vabbè, questa nuova famiglia, noi non conosciamo una nuova famiglia. Per noi non esiste, per noi cristiani non c'è una nuova famiglia. C'è la famiglia che è la fonte dell'amore. È lì, è la palestra dove la nostra famiglia esercita il proprio amore. E se lo esercita accompagnata da Gesù, lo esercita in una certa maniera. È questo che cerchiamo di trasferire. Dico cerchiamo, perché per strada ne abbiamo perdute tante di famiglie, altre si sono avvicinate. È un combattimento continuo che, grazie a Dio, non ci lascia per strada, ma troviamo sempre la forza nei nuovi gruppi che si formano, perché i gruppi si formano, crescono e poi o crescono con altri gruppi, o siamo bravi e li facciamo diventare loro catechisti di altri gruppi, oppure si perdono. Noi è questo che tentiamo di fare. È un tentativo, Certamente è un tentativo che in una comunità
dove la famiglia è al centro, dove ti senti famiglia all'interno della Chiesa, aiuta molto. E i preti ci aiutano molto, altri un po' meno, perché ce lo dobbiamo dire, non sono tutti uguali, come noi non siamo tutti uguali. Ora, credo che noi laici dovremmo veramente intraprendere, non dico una crociata, ma seriamente questa cosa. Chi vuole bene a Gesù? Vuole bene pure alla moglie, perché la vede. E se riusciamo a trasferire questo bene, io dico che siamo già vincenti. In maniera semplice, in maniera pratica, senza guerriglia, senza... Cioè, gli screzi ci sono, ma vanno superati. Vanno superati nella relazione. Cioè, relazioniamoci nei nostri gruppi, in maniera semplice, però con le idee chiare. Con le idee molto chiare. Per quella che è la famiglia per noi. Qualcuno che hanno fatto santo, poco tempo fa, ha detto che la famiglia è, non dovrebbe essere, è la fonte primaria dell'amore. Lo hanno fatto santo, delle famiglie. Io credo molto in questo. Credo molto. E questo mi dà la forza di andare avanti. Voglio essere brevissimo, non penso che basti. E adesso abbiamo scomodato un altro trio. Don Egidio Tittarelli, un amico, vicario per la pastorale della diocesi di Macerata, e una coppia, Laura e Gabriele Cardinali, sono i coordinatori dell'ufficio famiglia della diocesi di Macerata. Ascoltiamo la loro esperienza, perché hanno cercato di intersecare i momenti diocesani con altri momenti zonali, con momenti di base, parrocchiali o interparrocchiali, cercando di coinvolgere tantissime famiglie. E quindi un'esperienza di annuncio della fede, un'esperienza che ha cercato davvero di far capire alle famiglie che possono diventare soggetti. Ascoltiamo anche la vostra esperienza. Ecco, quando ci siamo visti stamattina, Laura mi ha detto: inizi tu. E condividendo la sorte di molti uomini in famiglia, diciamo sempre di sì alle donne, per questo inizio io. Ecco, una solidarietà familiare. No, era per un respiro. Provo così a raccontare qualcosa di quello che il Signore ha fatto in questa esperienza. È stata l'occasione, e questo vi ringrazio, di un ritorno a casa. Io ho passato 11 anni in questo luogo, quindi un quinto della mia vita l'ho passato proprio in questo seminario. Ed è bello, e grazie dell'opportunità di ritrovarci insieme. Dicevo, rileggendo un po' la storia di questo nostro cammino diocesano, ci diciamo sempre la sorpresa di quello che il Signore ha realizzato, perché noi abbiamo cercato di metterci del nostro, di pensare, di studiare qualcosa, di leggere, di confrontarsi, di guardarci attorno, ma in realtà credo che davvero dobbiamo solo dire che è una sorpresa, che è una grazia di Dio, un po' quanto si è cercato minimamente di fare. Provo a rileggere l'esperienza attraverso tre parole molto semplici: l'ascolto, la comunione e un cantiere sempre aperto. Perché l'ascolto? Perché questa idea di un itinerario diocesano per famiglie non è nato all'improvviso. È nato così da una riflessione che la diocesi nostra di Macerata aveva fatto al tempo del sinodo, e un augurio era, poi ve lo dirà Laura, è il desiderio di avviare itinerari di fede proprio a misura di famiglie, questo con il vescovo Tarcisio. Poi è arrivato
Luigi, il Vescovo Conti, e la sua passione per la parola ha creato gruppi di famiglia che si ritrovavano insieme nella formazione, soprattutto dei diaconi, ma aperto anche ad altri. È nata l'idea di allargare questo, un po' questa proposta a partire dalla parola di Dio, di cammino di fede per famiglia. Poi è arrivato il Vescovo Claudio e da buon organizzatore, devo dire, da uomo sapiente e saggio, ha rimesso insieme questa ricchezza che c'era in diocesi e è partito insieme con lui questo progetto, questo itinerario che è al sesto anno. Quindi è bello ascoltare una storia, vedere dei segni che sono cresciuti gradualmente. Ma è nato anche dall'ascolto dei desideri, delle attese, delle esigenze delle famiglie. Io ricordo un momento preciso in cui vivevo a quel tempo ad Avenale, dove era nata una piccola casa di spiritualità familiare a servizio della diocesi, un'esperienza molto bella che mi portava a girare molto in diocesi. E ricordo che c'era una passione, un desiderio di dire ma come andiamo avanti, ma una proposta, ma c'è qualcosa che continua, soprattutto nel cambio del vescovo, non si sapeva bene poi come le cose sarebbero andate. Quindi è nato dal desiderio, dall'ascolto del desiderio di tante famiglie. E l'ascolto della parola ci veniva raccontato anche prima, cioè è stata una scelta ben precisa. Non vogliamo percorrere solo cammini di psicologia o non so di altro, tutte cose belle, sante, buone, ma al centro c'è la parola di Dio. Nelle nostre schede lo vedrete. All'inizio c'è sempre un brano della parola di Dio che fa da guida, non è messo lì in aggiunta, ma è il brano da cui si parte proprio poi per la proposta e la riflessione. Quindi la prima parola è ascolto. La seconda parola, che racchiude un po' la nostra esperienza, l'ho definita così, comunione. Perché? Perché se l'itinerario è andato avanti è perché è cresciuta una comunione tra di noi. Credo che proprio nella concretezza, nella quotidianità, attraverso le buone minestre che Laura preparava la sera dopo le riunioni, che c'erano le riunioni tecniche, poi si condivideva la cena insieme. Cioè questo ha favorito davvero tanto. Non è stata una dimensione tecnica, oserei dire, ma di vita, semplice, dove ci si riuniva spesso a casa di Laura e Gabriele in particolare, o ad Avenale dove io stavo, però sempre con questo sapore della casa, e questo credo che è stato proprio bello. Una comunione ancora all'interno della diocesi. La nostra diocesi ha la ricchezza e il dono di una presenza di tanti gruppi ecclesiali. Però mancava, sentivamo che mancava una proposta che fosse tipicamente diocesana. Tutte sono diocesane, è chiaro, per carità. Però qualcosa che avesse il sapore di pane fatto in casa, non so come esprimermi. Qualcosa di semplice, qualcosa non legato a un itinerario già confezionato, oserei dire. Perdonate l'espressione, ma per capirci. Qualcosa che crescesse sul territorio in comunione con tutta la diocesi. Ed è stata questa, credo, un'esperienza davvero bella, aperta. Abbiamo detto, chi già fa un cammino di fede continui, perché la diocesi è quella casa che accoglie tutti. Ma per chi fa più fatica, noi sentiamo come diocesi di proporre questo itinerario. Quindi venendo incontro anche così al desiderio anche di tanti gruppi familiari, di sacerdoti. Poi una comunione anche con la parrocchia. Io sono anche parroco, lo sono stato da sempre, anche adesso a Macerata, e la grande paura di noi parroci, non so da noi, qui magari no, è che ma se poi si organizza qualcosa ci portano via la gente dalle parrocchie, si svuota le parrocchie, questa è la grande preoccupazione, almeno da noi. E noi abbiamo detto, no, guarda, gli incontri li facciamo dopo pranzo, perché la messa si va all'Eucaristia con la comunità parrocchiale. Noi non vogliamo creare alternative alla parrocchia. Dio ce ne guardi. Il centro è la parrocchia. Però sentiamo che se un gruppo di famiglie, un'esperienza, rimane solo chiusa in parrocchia, impoverisce il respiro con altre parrocchie, il confronto diocesano diventa ricchezza. E la sfida, e credo che un po' ci siamo riusciti, è stata quella di
coinvolgere un po' i parroci. Per questo uno degli incontri è fatto in parrocchia, coinvolgendo i sacerdoti, i parroci che lì ci sono, proprio perché avesse il sapore di una concretezza e non di una fuga dal quotidiano, dalla realtà parrocchiale. Terza parola, che un po' faceva da sintesi, la definisco così: è un cantiere aperto. Perché? Perché è un cammino in divenire. Quando siamo partiti eravamo partiti con un anno, no, aspetta, 3 anni, perché un po' più di respiro ce lo vuole. Poi che cosa facciamo? Non lo sappiamo, vedremo. Vedremo come va l'esperienza, ci interrogheremo. Siamo arrivati al 6° anno e questi giorni ci stiamo interrogando come procedere per gli altri 3 anni. Ma è bello che sia così, cioè è un cantiere, è qualcosa che diviene, che si costruisce dentro la storia, nel quotidiano, attraverso una verifica, attraverso un ascolto. È un cantiere perché uno dei criteri che abbiamo dato da subito è quello di una creatività. Sì, certo, prepariamo anche delle schede, ma se servono, non deve essere qualcosa di statico, non è un compito da fare, ma è un'esperienza, è una condivisione di famiglie da vivere. Per cui, se la scheda non aiuta, diciamo sempre, mettetela da parte. Se poi può servire, ben venga. Cioè, abbiamo sentito la bellezza di questa apertura, di questa creatività. Cantiere perché, come anche chi ci ha preceduto ha detto, l'idea non è di formare un gruppo famiglie chiuso, accanto agli altri gruppi, mi verrebbe da dire. Ma lo scopo, ogni fine di triennio ci proviamo, è quello di mettere in missione le famiglie, di dire: guardate, avete fatto una bella esperienza, il gruppo basta, lasciate perdere, apritevi, create voi nuovi gruppi di famiglie, tra i genitori dei ragazzi che con vostro figlio giocano a pallone, i ragazzi del catechismo, il palazzo dove state, ognuno con creatività, ma l'idea è: smettete di fare il vostro gruppo per creare nuovi gruppi. Poi non sempre si realizza, quindi ci piace stare insieme, dopo vabbè, l'umanità resta sempre. 3 cose semplicissime per concludere, rileggendo personalmente, oserei dire, questa storia. Sento una grande gratitudine, perché la vicinanza con le famiglie, il cammino con le famiglie, credo che mi sta aiutando e mi ha aiutato a vivere una sana umanità. Qualche volta noi preti rischiamo di essere un po' orsacchiotti, un po' chiusi, e allora mi viene da dire che è bello se c'è un cammino insieme tra sacerdoti e famiglie. Credo che ne va di bene per la nostra stessa umanità, davvero tanto. Sento di essere grato per, come dire, un senso di concretezza che condividere il cammino delle famiglie ha portato nella mia vita. Concretezza perché qualche volta noi corriamo il rischio di essere un po' per aria, noi preti, di non comprendere fino in fondo la fatica della gente, l'accudire i bambini e quant'altro. Qualche volta pretendiamo senza capire le fatiche che già vivono la famiglia. E io sono grato di questo cammino perché un po' mi ha aiutato ad essere più concreto e anche a condividere con molte coppie la fatica e la bellezza del cammino insieme. La loro fedeltà ha aiutato anche la mia e di questo sono davvero grato. Un'altra esperienza bella che ho fatto è quella della libertà. Si è creata questa realtà della Casa di Avenale, molto bella, poi a un certo punto, non si sa perché, dicono che sia volontà di Dio, il Vescovo dice, bene, lascia e vai in una parrocchia. Ho provato a dire, tra l'altro mi ricordavo prima una frase di Agostino Gasperoni, che era nostro insegnante, che molti di voi conoscono, nel dubbio lo incontrai un giorno e mi disse, di a Claudio, che sarebbe il Vescovo, che non si sfascia un altare per farne un altro, diglielo! Perché sentiva, no, che questa esperienza magari sarebbe venuta meno. Però io ringrazio Dio anche della libertà. Bisogna avere il coraggio e l'umiltà di iniziare delle cose e anche mettersi da parte. È stata l'ultima esperienza e anche di questo ringrazio. Ringrazio Dio ancora per un senso di creatività, perché poi
la realtà familiare che uno c'ha dentro la riporta in parrocchia, quindi ho impostato la parrocchia in uno stile un pochetto più familiare, e allora anche di questo sento che c'è stato un percorso bello di cui sono grato davvero al Signore. A voi la parola. Anche io e Gabriele ci sentiamo parte della manovalanza, forse non sappiamo parlare in maniera molto adeguata a chi abbiamo davanti. Cerchiamo solo di farci capire in maniera semplice, e anche noi vogliamo iniziare ringraziando la provvidenza, perché nel preparare questo incontro abbiamo anche noi deciso di partire da una rilettura della nostra storia all'interno dell'esperienza all'itinerario di Fede per Famiglie, una rilettura che abbiamo fatto poco dopo che questa esperienza è iniziata, e una rilettura che abbiamo fatto partendo dalla parola di Dio anche noi, e ci siamo fatti leggere dalla parola, non solo l'abbiamo letta, ma ci siamo lasciati scrutare, e la provvidenza ha voluto che stasera qui la parola che Nicoletta ci ha letto fosse proprio quella delle nozze di Cana, e non era preparata, perché per noi questa è un Vangelo, come per molti sposi, importante. Noi siamo sposati da 26 anni, era il Vangelo del nostro matrimonio, è il Vangelo che abbiamo voluto così rinnovare il giorno del 25esimo qualche mese fa, e è un Vangelo che ci ha detto tanto, e ogni volta che ci approcciamo a questa parola, che la apriamo, la contempliamo davanti a noi, ci legge di nuovo, perché nuovi siamo noi, siamo diversi noi, sono diverse le esperienze che ci troviamo a vivere. E con Gabriele volevamo partire proprio da qui, da quattro parole che tiriamo fuori e che sono le parole che ci hanno aiutato a comprendere qual era anche la nostra strada all'interno di un progetto più grande, e Don Egidio lo sa benissimo, che all'inizio noi non capivamo, non sapevamo niente, non sapevamo quello che dovevamo fare. Ci siamo trovati in mano un mandato da parte del Vescovo, vedete voi, c'è da fare qualcosa, e noi eravamo impauriti, eravamo ignoranti, nel senso di non a conoscenza di tanti aspetti anche della pastorale familiare. Così circa un anno dopo il nostro mandato, leggendo questa parola, sono emersi alcuni spunti di riflessione. Se permettete io ve lo rileggo, poi Gabriele ci aiuta un attimo la riflessione. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Il nostro è un itinerario di fede, e ovviamente la parola, come è stata sottolineato più volte, è un fondamento essenziale, fondamentale, è da lì che si inizia. E tra l'altro questa parola l'abbiamo veramente spezzata, abbiamo riflettuto su questa parola per un anno intero. Ci è stata spezzata da un sacerdote che negli incontri diocesani in 3 occasioni è intervenuto. Poi nelle nostre case durante l'anno l'abbiamo vissuta proprio nelle case, nei piccoli gruppi. E l'abbiamo veramente fatta nostra nelle nostre quotidianità, no? Magari mentre piangono i figli, magari suona il campanello, c'è il vicino di casa che ci chiede qualche cosa. Ecco, l'abbiamo cercata proprio di farla nostra. E questa parola è talmente bella, ricca e profonda che meriterebbe veramente molto tempo. Però proprio questi quattro cenni che diceva Laura: non hanno
non hanno vino. Quante volte, proprio come coppia, no? Ci siamo resi conto che ci mancava qualche cosa e che in qualche maniera eravamo chiamati a riscoprire il nostro senso vero, profondo, di sposi in Cristo. E tante volte capita anche oggi, no? Se ci lasciamo prendere dalla quotidianità e ci perdiamo. Allora non hanno vino, è quella consapevolezza di veramente di alzare lo sguardo. La mamma celeste che interviene, sua madre disse ai servitori. Ecco, questo è quello che la parola servi, che ci è piaciuta sempre, fin dall'inizio, subito. Servi coloro che in qualche maniera con passione, con gioia, con umiltà prestano un servizio. E quelli che si rendono disponibili e quelli che magari non brontolano. Certo, tante volte dobbiamo essere anche attenti a non far sì che i nostri amici, collaboratori, ecco, che non siano veramente oppressi nel servizio. Però un servizio sereno, aperto, che si mettono in ascolto. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Come facciamo se non ascoltiamo? E allora qui è un'attenzione particolare, quindi anche un discernimento, un capire cosa il Signore vuole dalla nostra coppia, dal nostro gruppetto di coppie. Cosa ci chiama a fare? Ascolto e preghiera. E poi la missione. Riempite d'acqua le anfore. Dare tutto se stessi. Darsi da fare. Capire, e una volta capito quello che il Signore ci chiama, darsi da fare con gioia. Ecco, come dicevo prima, il servo, c'era un'immagine tra l'altro, quell'immagine è un affresco della Basilica di San Nicola a Tolentino. Tra l'altro, ecco, in questo itinerario di fede abbiamo cercato anche di valorizzare la nostra realtà, il nostro territorio. Ecco, quello nel riquadro ci sono due servi. Quella è stata proprio l'icona, l'immagine che abbiamo utilizzato in quell'anno perché ci richiamassero al servizio, che la nostra vocazione di coppi sposi non finisce dentro la nostra casa, non finisce soltanto dopo che abbiamo fatto e aiutato le faccendine o con i figli, con i compiti o con la moglie. Però è un servo che si mette in ascolto e che, come dice anche Papa Francesco, che esce dalla propria casa e va incontro anche agli altri e che ce la mette tutta, con tutte le miserie, con tutte le povertà, però ce la mette tutta e quindi cerca di riempirla, questa anfora, fino all'orlo, pienamente. Questa lettura che ha fatto Gabriele è anche la lettura da applicare alla nostra, all'esperienza, alla storia del nostro itinerario di fede. Anche noi ci siamo, come coppia e come gruppo di lavoro che si era creato, come diceva Don Egidio, ci siamo chiesti quale vino mancasse e in un periodo piuttosto lungo, in un anno circa, interrogando, incontrando, parlando, confrontandoci con tante famiglie, con tante coppie, con tanti sacerdoti, abbiamo visto che c'era bisogno, perlomeno nel nostro territorio, di aiutare le famiglie a riscoprire il loro essere sposi in Cristo. Tutti avevano la coscienza di che cosa fosse il matrimonio, ma del loro sacramento, dell'essere sposi in Cristo, non ne avevano poi questa piena consapevolezza e certezza. E allora in quell'essere servi di fronte a questa povertà, a questa mancanza, ci siamo davvero messi in ascolto. E anche qui, casualità o Dio incidenza, come viene definita oggi con questa parola, con questo neologismo così,
In 9 mesi di confronti, di lavoro, di vicinanza, di accompagnamento di coppie, ci siamo sentiti davvero servi. E in questo ascolto e in tanta preghiera che portavamo avanti e che avevamo chiesto in particolare ai nostri monasteri di clausura, soprattutto alle Clarisse di Pollenza con cui noi siamo molto legati, abbiamo capito che prima di tutto dovevamo mettere a disposizione tutta la nostra acqua. Ci mancava il vino nella nostra diocesi, a livello di famiglie mancava il vino, e noi dovevamo mettere la nostra povertà, la nostra umanità completamente. Da lì abbiamo capito che era importante rileggere la storia precedente, cioè le nostre radici, quello che era venuto prima, non potevamo buttarlo. Don Egidio ha fatto riferimento prima al sinodo diocesano. Qualche anno prima dell'inizio dell'itinerario erano usciti gli atti del sinodo e avevamo trovato, anzi Don Egidio l'aveva trovato, questo riferimento profetico. Avevamo scritto, anche noi abbiamo fatto parte dei lavori del sinodo e quindi anche noi avevamo partecipato a questa intuizione. La diocesi è desiderosa di dare stabilità a un itinerario di formazione per far incontrare le famiglie tra loro. Veramente l'abbiamo presa come una profezia. C'è bisogno che le famiglie, per ritrovare quel vino che manca loro, si incontrino. Quindi siamo partiti da lì. Siamo partiti dal desiderio di ricostruire o rinnovare le relazioni tra le famiglie, di ricostruire un tessuto relazionale all'interno delle parrocchie, ma soprattutto all'interno del territorio diocesano, quindi nella nostra chiesa locale, la nostra amata chiesa locale, perché poi c'è ancora questo senso di attaccamento che però rischia, come sentivamo dire prima, di scivolare nel devozionismo. Ritrovare la vita, ritrovare lo spirito che ci fa fratelli nel battesimo, ma che ci rende di più, appunto, sposi in Cristo. Ecco il percorso. Brevissimamente abbiamo cercato in un gruppo di lavoro di leggere il territorio. Forse vi sembrerà un lavoro molto schematico, molto organizzativo, non è, cioè, le parole non rendono giustizia a quello che abbiamo fatto. C'è tantissima umanità dietro queste parole. Abbiamo letto il territorio nel senso che abbiamo ascoltato i rappresentanti, i parroci, le famiglie delle 5 vicarie che compongono la nostra diocesi. Abbiamo ascoltato le necessità delle famiglie, i loro bisogni. Non abbiamo voluto dimenticare però le risorse che avevamo a disposizione, perché niente è mai da buttare via, no? Quindi c'è sempre qualcosa di buono. Sicuramente la prima era valorizzare ciò che già abbiamo come strutture. Avevamo la Casa di Spiritualità di Avenale e avevamo delle famiglie formate negli itinerari Iniziazione Cristiana promossi da Monsignor Conti. Questo andava valorizzato. E così il Vescovo ci ha dato, il giorno che abbiamo iniziato, ci ha richiamato proprio a un lavoro sistematico e capillare, cioè andare a cercare proprio nelle parrocchie, nelle famiglie, per cercare di chiamare, di accompagnare le famiglie desiderose di intraprendere questo cammino, un cammino che già nel 2008 era un cammino triennale. E così il 5 ottobre del 2008, mi piace ricordarlo per noi più che per voi, perché è la memoria viva ancora di un cammino che non è terminato, ma che si apre a spazi nuovi, abbiamo iniziato quindi questo cammino. Questa che vedete è la prima scheda, la scheda di cui parlava Don Egidio. È uno strumento molto semplice, anche se nella grafica abbiamo voluto essere curati, perché ci sembrava giusto mettere nelle mani delle famiglie qualcosa di bello. Perché la bellezza passa anche attraverso la cura dello strumento che io offro alle famiglie. E quel giorno abbiamo iniziato partendo proprio da quella che era, cioè la sede di relazione che c'era nel matrimonio. È logico, ciò che abbiamo cercato di curare era un equilibrio tra la parola di Dio e la parola anche più della Chiesa, quindi del Magistero, e della testimonianza, quindi la presenza di testimoni.
Nella scheda c'è sempre questo equilibrio tra il documento, la parola e il testimone. Ci siamo dati una struttura, ma la struttura non è tutto. Per noi è stata importante, per il nostro territorio in quel momento la struttura era necessaria. Capisco però che l'umanità che c'è dietro forse fa un po' fatica a passare. Nel dirci che questo itinerario, questa proposta doveva essere rivolta alle famiglie, sono state tante le domande che abbiamo ricevuto. Dice, ma chi sono le famiglie? Le famiglie sposate da quanti anni? Da più o meno anni? Noi abbiamo detto famiglie giovani, ma giovani non solo per età anagrafica del matrimonio, ma per cammino di fede. Famiglie che erano desiderose, che avevano sete, abbiamo detto. Ci siamo così immessi in questo cammino che ha visto coinvolti prima di tutto le famiglie che avevano già intrapreso un cammino e l'abbiamo accolte, abbiamo cercato di organizzare un coordinamento di famiglie e a queste famiglie abbiamo chiesto due cose molto semplici, di essere servi, coordinatori, non capo di un gruppo, non referente di un gruppo, ma colui che semplicemente prendeva in mano il materiale che la diocesi offriva e di aprire la loro casa. Ci era sembrato importante in quel momento, per aprire la strada alla costruzione di una rete di relazioni, aprire le porte delle nostre case. La proposta, in tre aggettivi, semplice, perché era, deve essere, lo era, lo è tuttora, un momento di ascolto e di condivisione di vita, incarnata, perché non doveva essere alta, sopra le righe, le famiglie hanno bisogno, hanno poco tempo. Abbiamo sperimentato che le famiglie, veramente andando sempre di corsa, penso anche a Fano, corrano come corrono a Macerata, hanno sempre dei tempi molto risicati. Allora piano piano far prendere loro il gusto dello stare insieme, quindi nella ordinarietà della propria vita, della propria comunità, della propria famiglia, della propria coppia. Creativa, perché seppur con una scheda ben chiara, no, strutturata, ma non tutto è definito. Il cammino stesso si è costruito strada facendo. Le schede stesse si offrono a una possibilità, una flessibilità di utilizzo. L'aggettivo però che mi rende di più è appunto la flessibilità, perché è flessibile anche il momento dell'incontro. I piccoli gruppi di famiglia che poi sono nati, si sono formati, hanno trovato nella possibilità di decidere da se stessi il momento dell'incontro, l'orario, il giorno, così, una grande opportunità. Si trovavano nelle famiglie, chi dopo cena, chi prima di cena, chi il sabato pomeriggio, chi la domenica pomeriggio. E siccome il suggerimento che avevamo dato era di ritrovarsi, appunto, sulla parola di Dio, nel confronto della vita quotidiana, di ritrovarsi per costruire relazioni in piccoli gruppi, non molto grandi, perché in famiglia tu puoi trovarti 10 persone, 12 persone, quindi 5-6 coppie con i figli. E per i bambini ogni famiglia era creativamente coinvolta nel organizzare, perché no, una volta un film, una volta un gioco. Noi abbiamo saputo di piccoli gruppi che si sono autotassati per pagare la babysitter, qualcuno che ha chiamato la catechista o l'animatrice della parrocchia, qualcuno che ha chiamato la nonna a guardare questi bambini, poi magari offrendogli un dolce. Quindi anche qui le dimensioni che si intersecano sono tante, quella intergenerazionale anche qui, bambini, figli più grandi che hanno guardato così, hanno badato ai figli più piccoli, mentre i genitori si prendevano un'ora, un'ora e mezza per loro per fare l'incontro. Costruire relazioni, le foto che vedete sono tutte foto vere, dei vari momenti dei nostri incontri. La scaletta, diciamo, la struttura, gli incontri diocesani nell'anno si svolgono 3 incontri diocesani con un momento di lancio del tema da parte di un relatore. I primi 3 anni abbiamo avuto Don Nazareno Marconi
E questi 3 anni, stiamo concludendo, ci ha accompagnato padre Alfredo Ferretti. Poi gli incontri nelle case. Per gli incontri nelle case vengono fornite delle schede o del materiale. E gli incontri in parrocchia, per noi fondamentali. Ogni 2 incontri nelle case, ogni incontro diocesano, un incontro in parrocchia, dove viene privilegiato il momento liturgico. Può essere una celebrazione eucaristica, un'adorazione, una liturgia della parola. Nei momenti forti, in Avvento e in Quaresima, abbiamo dato la priorità alle liturgie penitenziali e per molti è stata l'occasione del riavvicinarsi alla confessione, perché fatto nel gruppo è diverso che fatto la domenica prima di andare a messa. Ma abbiamo avuto anche momenti importanti di incontro con, organizzato a livello parrocchiale o zonale, con operatori del sociale, con le amministrazioni comunali, piccoli incontri di conoscenza del territorio, per far sì che queste famiglie potessero vivere in pienezza il loro essere sposi cristiani nella società. Le icone che ci hanno accompagnato negli anni, le leggete senza che le sto a rileggere io, vedete le nozze di Cana il 2° anno, quello che, di cui ci parlava Gabriele. Questa è la struttura proprio dei gruppi, gruppi 6-8 coppie, più gruppi nella stessa parrocchia, gli incontri diocesani, gli incontri locali e quelli parrocchiali. Al termine di ogni anno si è svolto un pellegrinaggio diocesano. Quest'anno per la prima volta non facciamo un pellegrinaggio, cioè non andiamo né ad Assisi né a Loreto e ci siamo mossi sempre in numeri grandi che noi non potevamo neanche immaginare. E quest'anno facciamo una festa nella nostra diocesi, quindi a Macerata, nel Domus San Giuliano, faremo una festa che ha il taglio però di essere, qualcuno ci ha detto, un'ecofesta, un richiamo agli stili di vita, ai nuovi stili di vita, quindi privilegiando nel pomeriggio per esempio i giochi popolari, i giochi senza spreco, senza consumo, senza spesa di soldi, per il pranzo lo stesso abbiamo coinvolto giovani piccoli imprenditori agricoli che stanno cercando di trovare un nuovo spazio di lavoro in questo momento di crisi, e così ne avremo altre da dire, ma in parallelo, puoi continuare? Ma in parallelo, ecco, non ci bastava solo questo, ma c'era anche necessità di dare anche un approfondimento per quelle coppie che magari invece stavano anche un pochino più avanti nel cammino, no? Perché come diceva prima Laura, l'itinerario di fede era aperto a tutti, quindi non c'era da presentare un certificato di appartenenza, quindi erano le famiglie che invitavano altre famiglie, quindi magari qualcuno neanche in chiesa andava, però perché è invitato, perché così, per, non so, rispetto forse è una parola che non si dice più, però, e quindi andavano all'incontro nella casa dell'amico, poi magari da lì veniva in diocesi o in parrocchia, quindi con molta molta gradualità. Ecco, diciamo, oltre a questo itinerario di fede magari così concepito, incontro diocesano, 3 incontri nelle famiglie, 1 incontro in parrocchia ripetuto 3 volte nell'anno, ecco, abbiamo proposto anche per quelle coppie che, come dicevo, erano un pochino più impegnate, anche delle proposte parallele degli esercizi spirituali, sempre con il taglio per la famiglia. E quindi abbiamo fatto degli incontri, esercizi spirituali sia nel periodo di Avvento, Quaresima e a luglio, oltre che una settimana, quindi un periodo un pochino più lungo, un pochino più importante, ad agosto, quindi oltre che un po' di svago per le famiglie, anche un momento proprio anche lì di riflessione, di preghiera, di approfondimento della parola. Queste sono un po' le foto, ecco, con l'esperienza di Frontignano. E anche quest'anno. L'obiettivo all'inizio era coinvolgere gli altri, un obiettivo missionario. E al termine di, siamo al secondo triennio, al termine del primo triennio, come adesso al termine del secondo triennio, abbiamo creato anche la possibilità, tramite uno strumento, di poter dare la disponibilità dei servizi o nella propria parrocchia o
a livello diocesano, quindi sono uscite alcune famiglie che hanno scelto di impegnarsi negli oratori parrocchiali che nel frattempo stavano riaprendo a fatica perché magari non c'erano animatori, oppure sono uscite famiglie che si sono dedicate all'accompagnamento delle coppie di fidanzati che chiedono il sacramento del matrimonio. All'inizio però, e questo ve lo faccio vedere perché è stato qualcosa che ha segnato, lo strumento che abbiamo scelto per invitare, perché ci eravamo detti che era fondamentale che passasse il messaggio che la persona che io ho davanti e che invito mi interessa, gli voglio bene, quindi doveva essere qualcosa di personale, non poteva bastare più il volantino appeso in fondo alla chiesa e neanche l'annuncio dato dal sacerdote, dal parroco. E allora abbiamo così inventato delle cartoline. Ogni coppia coordinatrice aveva delle cartoline che compilava con il nome della famiglia che pensava di invitare, poi andava a cercare la famiglia e gliela consegnava. Ci permettiamo di dire questo perché le famiglie che l'hanno ricevuta sono state contente. Giusto questo. E si sono sentite coinvolte. L'ultima cosa con cui vi lasciamo è questa della scheda. Io ho portato un po' di schede, sono degli esempi. Abbiamo distribuite, ma sono disponibili anche su internet, dopo magari qualcosa, non tutto, perché abbiamo un sito un po' farraginoso comunque. E sono degli esempi di schede. La scheda era uno strumento, non era il fine dell'incontro, è lo strumento che permette alle coppie di incontrarsi, di riflettere, di fare un cammino, e il cammino è di 6 anni, però le coppie che nel frattempo si inserivano sono sempre riuscite a farlo in maniera indolore, mi viene da dire, cioè non si sono mai sentite da meno con qualcosa che si sono persi. Ecco, un po' questa è in maniera molto veloce, non so se Bonesidio vuoi aggiungere qualcosa. Le ultime schede di quest'anno, il cantiere aperto, l'anno che abbiamo appena, stiamo concludendo, è il cantiere aperto, abbiamo voluto aiutare le famiglie a definirsi tali, cioè siamo continuamente chiamati a metterci al lavoro, ma soprattutto a metterci in discussione, non siamo mai arrivati. L'anno, quello per noi, come anche per la vostra diocesi, di riflessione sulla nuova evangelizzazione, ma sull'evangelizzazione, come ci dice Papa Francesco. E l'ultima scheda proprio, questa che vedete in primo piano, è la scheda che abbiamo intitolato Chiamati alla corresponsabilità, perché è da lì che usciranno, da quell'incontro, che usciranno le proposte per nuovi servizi a livello di diocesi o di comunità parrocchiale. Facciamo un applauso che vale la pena.